saluto da Ivan di Paco Digit. Questa sera abbiamo qui con noi il nuovo iPhone 5 di Apple, un terminale che sta suscitando molta curiosità sin da quando qualche settimana fa è stato presentato al mondo. Oggi, a maggior ragione, il livello di curiosità è salito al massimo livello perché è il 28 di settembre ed è la data in cui l'iPhone 5 è stato immesso sul mercato nazionale. Abbiamo avuto la possibilità di averlo un po' in anteprima rispetto ai negozi, quindi lo abbiamo sottoposto a un test, diciamo, breve e intenso. L'iPhone 5 naturalmente è la naturale evoluzione del 4S, del quale riprende il design che è stato leggermente modificato e naturalmente il sistema operativo che in questo caso è iOS ma in versione 6, quindi la evoluzione di quello precedente. Andiamo a vedere un pochino delle caratteristiche strutturali del telefono. Il display è un display da 4 pollici con una nuova risoluzione, 1136x640. Resta invariata la larghezza in pixel del display, aumenta di quasi 200 punti in altezza. Questo crea una proporzione molto spinta verso il 16 noni, quindi il telefono risulta stretto e lungo. Direi che più il telefono è il display che risulta stretto e lungo, quindi c'è proprio questa tendenza fortissima al 16 noni. Dico subito che il pannello, che è un TFT a 16 milioni di colori, è meraviglioso. Secondo me è un'opera d'arte questo display. Io, che non sono mai stato un amante della gara al pixel per pollice, vi dico che qui siamo in presenza di pixel di buona qualità e ce ne sono tanti, quindi è veramente molto bello. Pur senza raggiungere le definizioni HD, siamo in presenza di un pannello veramente di prim'ordine. Continuiamo con la descrizione fisica. Nella parte superiore abbiamo la capsula auricolare, foto-videocamera frontale, che permette di eseguire foto da 1,2 megapixel, video con risoluzione HD e utilizzando il programma interno anche le videochiamate. Tasto centrale che, se premuto una volta, ci riporta sulla home page. La doppia pressione apre multitasking, la pressione fissa apre il Siri, quindi l'assistente vocale. Una delle novità del già citato iOS 6 è l'introduzione della lingua italiana nativa per quanto riguarda il Siri. iOS 6, che come detto rappresenta un po' un'evoluzione del 5, sono state fatte delle piccole migliorie, alcune delle quali sono più evidenti, altre non ce ne si accorge neanche. Diciamo, detto molto rapidamente, la prima è appunto la lingua italiana in Siri, la seconda è l'inserimento di questo nuovo programma che si chiama Mappe, che segna una discontinuità rispetto ai vecchi modelli, perché non c'è più l'utilizzo del sistema Google di navigazione di mappe, ma di un sistema proprietario sviluppato da Apple, che tutto sommato ha manifestato alcune lacune di funzionamento. Probabilmente richiede di essere aggiornato per diventare un programma più efficace. Continuiamo con la descrizione fisica del telefono. Le dimensioni, siamo poco sopra i 12 cm di altezza, poco meno di 6 cm di larghezza, e lo spessore è ridotto a 7,6 mm, quindi abbiamo una dimensione complessiva molto contenuta. Oltretutto l'iPhone è completamente piatto, non ha altre sporgenze, quindi è molto semplice da trasportare. 112 grammi di peso, questo anche in virtù di materiali veramente nobili nella fase di costruzione. Ottimo l'assemblaggio, ottimi materiali utilizzati per lo stesso assemblaggio. Nella parte destra troviamo questo cassettino che va estratto con un piccolo accessorio che troveremo nella scatola, all'interno del quale ci va la nuova Nano SIM, quindi un nuovo formato di SIM card che da ora in poi diventerà un po' uno standard anche per altri telefoni. Fa l'esordio su iPhone 5. Nella parte bassa abbiamo le due cassettine per la riproduzione di suoni di sistema e della musica, veramente molto ben fatte e molto ben funzionanti. Il nuovo connettore, un connettore proprietario di Apple che ha la caratteristica di poter essere utilizzato in tutte e due le direzioni, quindi il connettore non dovremo vedere in quale direzione lo stiamo inserendo, si aggancerà senza problemi in tutti e due i sensi. Jack per la cuffia. Nella parte di sinistra
Abbiamo i due tasti di controllo del volume, il tasto più funziona anche da tasto di scatto della fotocamera. Questo piccolo leveraggio ci permette di attivare immediatamente la vibrazione quando ci sia bisogno di farlo. Qui c'è il tasto di accensione. Parte posteriore in cui sono più evidenti questi giochi di materiali, quindi lucido e opaco insieme. Abbiamo qui la classica mela, fotocamera da 8 megapixel con flash LED. La fotocamera permette di eseguire video in modalità Full HD. Vediamo brevemente anche l'hardware. Le parti importanti sono processore A6 con struttura dual core e clock da 1,2 GHz, 1 GB di RAM, una scheda grafica a 3 core, quindi molto efficiente. La memoria di questo esemplare è da 16 giga, ma avremo disponibilità anche delle versioni da 32 e da 64 giga. Presente naturalmente il Bluetooth in versione 4.0, purtroppo funziona solo per la connessione ad altre periferiche, non per lo scambio dati, quindi gli FTP sono non funzionanti. Presenza ovviamente del Wi-Fi. Parte radio con scambio dati a 21,6 Mbps in download, 5,76 in upload. Andiamo a vedere un po' le classiche caratteristiche che vediamo nelle nostre altre prove. Partiamo dal telefono. Il telefono funziona molto bene in senso stretto, quindi buona capacità di dialogo con la rete, nessun imbarazzo. Mi piace molto il livello del volume della capsula auricolare, un pochino meno la qualità della fonia di questa capsula, che mi sembra avere sempre una leggera tendenza al metallico. Una cosa che invece mi piace veramente molto meno è l'utilizzo del tastierino telefonico, che è sprovvisto della ricerca intelligente. Banalmente, se voglio cercare un contatto che corrisponde al mio nome, Ivan, devo di solito digitare questa sequenza di tasti, non compare niente. Quindi, se non ricordo a memoria il numero della persona che voglio chiamare, qui non ci riuscirò. Naturalmente, se vado nella cartella contatti e mi sposto nel campo di ricerca, troverò rapidamente tutti i contatti, ma oramai sta diventando veramente di utilizzo comune integrare questa funzione nel tastierino telefonico, soprattutto quando si parla di un terminale che ha delle ambizioni così alte, il target di riferimento è così alto, in virtù anche di un prezzo d'acquisto così importante. Andiamo a vedere il browser. Il browser è il classico Safari, che conferma tutte le sue caratteristiche positive, con una velocità di caricamento della pagina pressoché istantaneo, nessun tipo di imbarazzo nel muoversi all'interno della pagina, anche se lo scroll è controllato, però funziona molto, molto bene, non c'è nessun tipo di problema, direi che il browser va molto bene. Se devo andare a fargli, come si dice, le pulci, ci sono un paio di cose che gradirei avere. Uno è la presenza del flash player. Sappiamo che per scelta strategica non verrà mai inserito, anzi tra un po' lo abbandonerà probabilmente anche Android, ma è una funzione che mi piace avere all'interno del browser. Seconda cosa, l'impossibilità di impostare la modalità desktop per richiedere le pagine in versione normale. Ci sono alcune pagine che non riusciamo a visualizzarle correttamente perché il telefono si presenta alla rete con un dispositivo mobile. Possiamo scaricare naturalmente dall'App Store degli altri browser che integrano questo tipo di funzione. Poi una considerazione, questa sì, del tutto personale, che prescinde dal funzionamento del browser, che è quella della dimensione del display. Secondo il mio punto di vista, per una navigazione di buonissimo livello, è necessario avere un display con delle dimensioni ben più generose di queste. Ora potete vedere che la pagina è tutta zoomata indietro, praticamente è impossibile leggere qualsiasi cosa, bisogna sempre zoomare e tra l'altro non è neanche previsto l'adattamento automatico del testo al display. Quindi questi sono dei dettagli che secondo me potrebbero essere migliorati. Vediamo la fotocamera, che secondo me è uno dei pezzi da 90 di questo telefono. La fotocamera ha un sensore da 8 megapixel, come detto,
che in accoppiamento con, diciamo, la parte ottica, ha un potere risolvente dell'immagine veramente di primo ordine. Funziona molto bene, ovviamente, in buone condizioni di luce, ma se la cava egregiamente anche quando le condizioni di luce non sono valide. Una cosa molto interessante è anche una buonissima velocità di messa a fuoco del soggetto e una elevatissima velocità di scrittura dei dati. Guardate con che velocità si può continuare a scattare. Quindi si può scattare in continuazione un grandissimo numero di immagini e questa cosa la trovo molto comoda. Molto bella la funzione panorama che crea un'immagine stretta e lunga, ma ad altissima definizione, si arriva addirittura a 28 megapixel. Diversamente da altri telefoni, l'immagine sarà molto ricca di dettaglio anche quando l'apriremo a monitor. Non sarà una di quelle immagini che potremo utilizzare solo in digitale sul monitor dei nostri computer. Ma è un'immagine molto bella, molto ricca di contenuti. Molto bella anche la possibilità di scattare foto durante la registrazione video. Quindi il video continuerà la sua registrazione, ma noi potremo anche salvare delle immagini direttamente. Bene, siamo già a quasi 11 minuti di registrazione e la sto facendo veramente molto molto lunga. Proviamo a tirare un po' le conclusioni di questo telefono. Faccio una breve premessa, giusto, diciamo così, consentitemi il parolone per onestà intellettuale. Io non appartengo alla schiera di persone che ama questo telefono e questo sistema operativo, direi tutt'altro. Però ho cercato di approcciare a questa prova con spirito laico, quindi andando a capire che cosa determina un successo clamoroso di una macchina di questo tipo, ma andando alla ricerca di quelli che io ritengo essere dei difetti oramai storici di questo terminale. Direi che trovano conferma ambedue i punti di vista. Questo iPhone 5 è un meraviglioso iPhone, quindi chi ha provato gli altri modelli, rimarrà senza dubbio contento, si ritroverà a casa, l'interfaccia è sempre la stessa, le cose le troviamo esattamente lì dove pensiamo di trovarle quando ci mettiamo a cercarle, tutto il sistema funziona in maniera molto rotonda, funziona tutto quanto molto bene, quindi l'obiettivo, a mio giudizio, che Apple si è proposto di rendere estremamente fruibile un oggetto con delle buone potenzialità è senz'altro centrato. Se a ciò aggiungiamo la vastità dell'ecosistema che gira intorno a questo sistema operativo, partendo dalla valanga di programmi che sono stati scritti per essere utilizzati, al fatto di dialogare con delle periferiche simili, che siano iPad, che siano le televisioni, che siano i computer. Senza dubbio è stato centrato l'obiettivo di creare una catena che funziona perfettamente. Quindi diciamo che chi è amante di questo sistema ritroverà tutte queste caratteristiche positive. Andando a vedere alcuni dettagli, costruito in maniera magnifica e anche molto bello esteticamente. Display eccezionale. Vediamo se riesco a far vedere rapidissimamente. Ecco, qui c'è quel video di Carche. È molto bellino da vedere. Ecco, io trovo che, non so se la videocamera renda giustizia a questo display, ma è veramente bellissimo. Nella riproduzione delle foto e dell'immagine è qualcosa di, secondo me, di unico, veramente bello. Quindi queste due cose le promuoviamo a pieni voti. Terza cosa, la fotocamera. Altra cosa, non ho mancato prima di descrivere il mio entusiasmo nei confronti di questa fotocamera e poi, senza dubbio, tutti quei programmi che chi è abituato all'utilizzo di questo sistema troverà già preinstallati e tutto quanto funziona in maniera eccellente. Se devo andare a fare la lista delle cose che meno mi piacciono, partirei in ordine di importanza dall'assenza di un file manager integrato e cerco di spiegare, la cosa in questi termini. Ho sempre cercato di considerare questi oggetti non solo come, degli oggetti ludici con i quali divertirsi, penso che
soprattutto quando si va a investire questo tipo di cifre per acquistare questo oggetto, sia bene anche poterli considerare come degli assistenti personali. Chi si ricorda i vecchi palmari, quelli che si chiamavano PDA, trovava in questi oggetti degli assistenti personali anche di lavoro, quindi la possibilità, per esempio, di vedere tabelle di calcolo, eccetera, eccetera. Anche qui ci sono le tabelle di calcolo. L'assenza però di un file manager ci impedisce di creare un sistema di cartelle e di sottocartelle. Ho fatto questo esempio anche la prima volta che abbiamo provato qui su Pacodigit un Windows Phone che ha, a mio giudizio, lo stesso identico tipo di difetto. L'impossibilità, dicevo, di creare un sistema di cartelle e sottocartelle all'interno del quale far convivere dei file con estensioni diverse. Senza dubbio qualcuno mi dirà, eh sì, se sblocchi il telefono puoi scaricare dei programmi che fanno questa funzione. Io mi sto riferendo a come il telefono nasce senza necessità di sblocchi successivi. Il file manager io qui dentro non l'ho trovato e ne sento fortemente la mancanza. Secondo aspetto, ho già detto prima del Bluetooth che funziona per accoppiare l'iPhone ad altre periferiche, ma agli FTP bloccati, e anche questa è una scelta storica che francamente non mi sento di condividere, che tra l'altro accomuna anche in questo caso iOS con Windows Phone. Altra situazione è la mancanza di un supporto per schede di memoria. Non riesco a comprendere il perché non posso inserire una banalissima micro SD del costo di pochi euro per trasportare dei file, magari delle banalissime fotografie che avevo su un altro telefono, trasportarle qui senza dover passare dai sistemi cloud, da iTunes, eccetera, eccetera. È un dettaglio che, come ho già detto altre volte, non riesco a spiegarmi. Non è solo un problema di iPhone, ma iPhone è stato probabilmente il primo dispositivo in questo tipo di mercato a inaugurare questa tendenza che in realtà vedo che alcuni produttori stanno già ritornando sui propri passi anche da questo punto di vista. Altra cosa, visto che ho parlato di iTunes, è il fatto di dover passare sempre da iTunes per fare delle cose basilari, quali per esempio una banale sincronizzazione. C'è sempre bisogno di passare da iTunes che, per quanto sia un sistema estremamente collaudato ed efficace, ci richiede sempre di passare da lì. Ultima cosa, ho fatto già cenno prima, è l'impossibilità di personalizzare l'interfaccia utente. Qui possiamo spostare le icone da una parte all'altra, creare qualche piccola sottocartella, ma la possibilità di rendere il telefono perfettamente aderente ai propri desideri mi sembra un pochino troppo complicata. Non voglio nascondermi, so che la scelta di chi ha progettato questo tipo di sistema è quello di renderlo molto stabile e molto veloce ed intuitivo. Io però penso che si sia giunti oramai a un livello, chi conosce bene Android lo sa, che anche la possibilità di lasciare libero l'utente di personalizzare la propria interfaccia non crei più nessun tipo di problema di stabilità al sistema. Se devo fare un riassunto di questa cosa, ho la sensazione che questo oggetto tenda ad imporre all'utente come essere utilizzato. Ciò che invece amo anche da appassionato di questi chiamiamoli giocattoli, anche se oramai abbiamo 40 e rotti anni, è quello di poterlo personalizzare, cioè di chiedere io a lui di fare ciò che voglio in tutto, che sia da cose divertenti a cose per un utilizzo professionale spinto. Diciamo che questa è la sintesi del mio pensiero provando questo iPhone. Comunque mi fermo qui e siccome oramai è diventata una sorta di una squadra contro l'altra quando si fanno questo tipo di discorsi, io dico che chi si compra questo iPhone 5 ne rimarrà contento e da appassionato gli auguro tutto il divertimento possibile. Quindi un saluto da Ivan e ci sentiamo alla prossima.